Prodotti origine COP, controllati dall'origine alla vendita. Lunedì 28 gennaio 2019, buonasera, ben ritrovati direi dal reparto di cardiologia di Pianeta Bianconero, visto che è stato un Cesena vietato ai deboli di cuore, un finale incredibile, quello di sabato all'Orge del Stadio di Numanuzzi con il pareggio arrivato praticamente all'ora di cena, all'ottavo minuto di recupero di una partita dove è successo praticamente di tutto, 23 tiri, 19 calci d'angolo, un palo, un salvataggio sulla linea, parate incredibili del portiere della San Giustese, e dire che insomma a 30 secondi dalla fine la San Giustese era avanti con l'unico vero tiro della partita su grande azione di Khedira. Rivivremo tutto, rivivremo quello che è successo, qualche episodio curioso che riguarda proprio anche l'attaccante della San Giustese, ma siamo praticamente all'antivigilia anche del recupero che vedrà impegnato il Cesena mercoledì. Ore 15, stadio Guido Cannarsa, altra grande novità direi da Termoli per Agnonese Cesena, tra l'altro diretta dalle 14:50 in prepartita in collegamento proprio qui su Teleromagna, ma ancora domenica poi la trasferta, la seconda trasferta nel giro di 4 giorni, 14:30 Francavilla contro una squadra che in casa sta volando, sta facendo veramente molto bene. Cesena che ha perso 2 punti, cosa che non accadeva sul Matelica praticamente da 2 mesi, quindi Matelica che si è ripreso grazie alla vittoria contro Castelfidardo contro il Fanalino di Coda, campo sul quale e nel quale il Cesena aveva già vinto. Insomma, andremo a vedere un po' tutto con le nostre rubriche, le nostre curiosità e soprattutto i nostri ospiti. Direttore generale del Cesena, Daniele Martini, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera. Piuttosto provato dopo la partita di sabato, ma credo un po' tutti coloro che hanno scelto il Manuzzi davvero non sono rimasti delusi, nonostante questa striscia di vittorie consecutive. La nona non è arrivata, sarebbe stato record assoluto nella storia del Cesena. Cesena che si è fermato a 8, ma direi che è stato un pareggio molto simile, travestito di fatto da vittoria al netto dei 2 punti persi in classifica. Era lo stadio non solo per godersi lo spettacolo, ma anche per essere premiato la leggenda, una delle leggende bianconera. Gattino Cuttone, buonasera. Grazie, buonasera. Il terzo premiato dopo Giampiero Ceccherelli e Massimo Agostini, appunto un altro che davvero ha fatto la storia di questo club. Un benvenuto, riapriamo la famiglia dei soci sullo sgabello riservato. Denis Bolognesi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ciao e ben ritrovato al debutto qui a Pianeta Bianconero, non allo stadio perché non è certo la prima avventura con il Cesena da qui da socio, ma prima da tifoso. Stavo dando un'occhiata perché cercavo di capire il materiale, poi abbiamo 1 ora e mezza di tempo per scoprirlo. Sai quelle cose ignifughe che tengono caldo? Sì. Pensavo fosse biodegradabile. Buonasera, esatto. Laura Padovani. Quando hai esordito dicendo palpitazioni, pensavo ti riferissi al mio outfit, che oggi è particolarmente disco, un po' audace. Potrei allargare il discorso. E invece proprio l'ultima dei vostri pensieri. L'importante però che io sia qua per ricordare ai nostri amici a casa che se hanno voglia di dialogare con noi, ci sono la pagina di Facebook e il profilo di Instagram che non aspettano altro che le vostre domande e i vostri commenti. Anzi, abbiamo già lanciato una domanda ai nostri telespettatori, la trovate su Facebook. Il post vi chiede semplicemente: nelle ultime 9 prestazioni del Cesena, qual è quella che e perché secondo voi è la prestazione migliore? Aspettiamo i vostri commenti, lo discuteremo anche con gli ospiti. Ovviamente questo, come sempre, non è l'unico metodo per arrivare in diretta nel nostro programma. Oggi lo riabbracciamo, anche se per ora solo in maniera virtuale, è tornato Andrea Zanzi, pronto al nostro touch. Ebbene sì, sono tornato e sono pronto al touch per leggere tutte le vostre domande, le affermazioni che volete fare, anche gli interventi a proposito della Cesena. E per i nostri ospiti il numero lo vedete in sovraimpressione, il 334-76-92087, con cui poter interagire con questa trasmissione. Lo avevamo lasciato ai -4 di Piazza della Libertà prima di Natale, lo abbiamo scongelato, insomma direi
in tempo per ritrovarlo, per inaugurare questa quarta puntata del 2019. Dicevo, insomma, di un sabato veramente ricchissimo di contenuti. Abbiamo scelto di inserire, oltre alle 8 vittorie consecutive, di fatto anche la partita contro la San Giustese, che probabilmente è stata una delle più positive, se vogliamo, al di là del risultato, proprio perché il Cesena veramente ha prodotto tantissimo: 23 tiri, 19 calci d'angolo, le parate del 39enne portiere Chiodini della San Giustese. Allora, prima di cominciare andiamo proprio a rivedere il film, è un film veramente molto molto ricco, quello che è successo in Cesena San Giustese, e poi ne parliamo. Un avversario speciale per una sfida speciale, perché gli esami anche in Serie D e anche a più 10 non finiscono mai. Un buon pomeriggio da Cesena, Orogel Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. Tutto pronto, è cominciata Cesena San Giustese. Alessandro si gira tra le linee, molto bene, il 10 del Cesena, il cross basso, poi Fortunato, poi Tortori, Tortori! Lo sparo, la deviazione decisiva di Sant'Agata. Tutto regolare, Alessandro al limite, apre per De Feudis, dentro l'area, rimontato ancora De Feudis, il destro, poi Tortori! Argento, dentro l'area, Argento, il destro, pallone alto. Poi il tacco per Valeri, cerca l'affondo, Valeri, il cross, Ricciardo! La parata di Chiodini! Cerone va con il sinistro, è un assist, fortunatissimo, che tira! Poi Agliardi, fantastica parata di Agliardi! Attenzione ora, perché c'è questa prateria importante per Scognamiglio, libero, che tira, posizione regolare, non scatta il fuorigioco, che tira, che tira, che tira, la finta, che tira, che tira, porta vuota, che tira, super gol di Valid, che tira, Cesena 0, San Giustese 1. Alessandro, Alessandro cerca il tiro cross, il pallone esce, non di molto, è libero Pezzotti da questa parte, Pezzotti servito, buono il controllo, buono il sinistro, non arriva, che tira, un passo dal raddoppio là San Giustese. Poi Noce ancora dentro l'area, male qui, allora Valeri, dentro l'area Valeri, gran sinistro, pallone che si impenna ed esce, il cross sul secondo palo, Tortori, qui il cross, Ricciardo, poi traversa, incredibile la traversa di Cioffi, direi che non è assolutamente giornata. Corner già battuto, Alessandro dentro l'area per Fortunato e poi Ricciardo di testa, gran parata di Chiodini. Cunari, buono il tocco per Tonelli, dentro l'area Tonelli, Tonelli con il sinistro, centrale Tonelli, qui c'è il taglio di Alessandro, posizione regolare, Alessandro, il cross, Munari la cicca completamente, poi Noce! Noce cerca il cross, morbido sul secondo palo, Capellini di testa, il ponte, Munari, incredibile Chiodini! Munari, punta Pezzotti, Munari cerca il cross, il colpo di testa di Ricciardo, la palla sfiora il palo. Vabbè, no, 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 queste cose no, signori, queste cose no, queste cose no. Ci saranno almeno 60 secondi supplementari. Qui il pallone, attenzione, liscio, pallone sulla linea, Scognamiglio! Munari, pazzesco! Tonelli, punta Perfetti, Tonelli cerca il cross, secondo palo, poi il tocco, poi Rutiens, poi Ricciardo, Cioffi, Cioffi, Munari! Il pareggio, Munari, 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 al 97esimo, Munari, all'ultimo secondo, tutti in piedi, tutti in piedi, 1-1, incredibile, 1-2-3, gioco, partita, incontro, 1-1, all'ultimo secondo. E beh, più che una partita di calcio, Daniele, vedendo anche le immagini di Angelini, direi un pomeriggio al poligono di tiro, perché avete sparato da tutte le posizioni, poi spesso è stata colpita la figurina, cioè il portiere della San Giustese, che ha fatto alcune parate, quella su Ricciardo in avvio, sul colpo di testa, davvero straordinaria. Poi chissà, con la tecnologia probabilmente avremo scoperto se il pallone fosse stato dentro o fuori, non lo sappiamo. E vabbè, al di là di questo, penso, al di là del paradosso anche del risultato, una partita da archiviare con soddisfazione, nel senso che è stata un grande Cesena. Sì. Considerato anche il valore dell'avversario, credo sia stata una delle migliori prestazioni del Cesena di quest'anno, perché la mole di gioco prodotta è stata veramente tanto. L'unica pecca è quella che ha detto il mister, che in certe partite, come del resto avevamo fatto benissimo col Matellica, bisogna avere un po' meno impazienza, anche perché alla lunga sono convinto che la nostra condizione superiore anche ed anche la qualità della squadra ti possono portare a far gol, mentre invece domenica
i ragazzi volevano a tutti i costi questa nona vittoria e quindi siamo veramente partiti, penso, una delle partenze più incredibili, perché abbiamo avuto tutta una serie di occasioni e questo ci ha portato ad abbassare un attimino l'attenzione sul gol. E su un'altra ripartenza sicuramente abbiamo fatto sul gol una serie di errori che poi approfittando anche di Agatino, quindi di un allenatore, magari il gol preso lo andiamo ad analizzare, perché ci sono diversi, tanti errori fin dalla partenza, no? Ci sono quindi diversi errori, purtroppo poi capita di sbagliare, certo. Quindi, e poi ancora una volta in una partita sicuramente difficile è venuto fuori il grande carattere di questa squadra e soprattutto la preparazione mentale, perché di sicuro ormai l'hanno, sono passate già 25 partite, ha dimostrato più riprese che se c'è una qualità è quella che non mollano per nessun motivo. Certo. Ecco, cosa significa pareggiarla in questo modo? È vero che sono stati persi due punti, ma il calendario in questa giornata era evidentemente sfavorevole, anche perché il Materica giocava contro l'ultima in classifica, cioè il Castelfidardo. No, rispondo come ha fatto il capitano, è un punto importantissimo. D'altronde mancano tantissime giornate alla fine, non è che si possa pensare di vincere tutte le partite, per cui nell'arco di questo percorso sicuramente qualche pareggio ce lo dobbiamo aspettare. Questo è un punto, come ha detto Beppe De Feudis, molto importante. Certo. Agatino, le emozioni vissute all'intervallo, quelle credo che esulano ovviamente dal bellissimo contesto. Bellissimo, intanto vorrei ringraziare la società per questo premio e soprattutto condividerlo con tutti quelli che negli anni che ho passato a Cesena abbiamo praticamente negli anni fatto tutto quello che c'era da fare con grande professionalità, con grande serietà, e lo voglio condividere con tutti quelli che sono stati i miei compagni, dirigenti e tutti quanti quelli che sono stati nell'ambiente Cesena. Dopo c'è qualche messaggio anche storico proprio per quel che riguarda il passato, chi evidentemente si è emozionato come te durante l'intervallo e durante la premiazione. Venendo alla partita, segnali importanti, perché a tratti Cesena ha veramente dominato il lungo e il largo, quella che è stata forse la squadra migliore che abbiamo visto finora. Sì, a parte che quando vengono a Cesena le altre squadre danno tutto il 200%, perché coinvolge lo stadio, l'atmosfera, tutto quanto. Il rendimento della squadra avversaria è sempre superiore alla normalità. Abbiamo visto con altre squadre che sono venute a Cesena, hanno dato tutto e poi si sono ritrovate nelle partite successive. Poi ecco, subito quella successiva capisci subito. In difficoltà. Sì, però c'è da dire che sotto l'aspetto del temperamento, della grinta, della voglia, dello spirito, il Cesena meritava, al di là di tutte quelle che sono state poi le occasioni da gol costruite nella certo. gara. C'è questo difetto cronico, così subito assist per la regia, così prepariamo il gol preso, il gol di Khedira, che tra l'altro è anche un bellissimo gol. Ecco, allora proviamo ad analizzarlo proprio da allenatore. Qui c'è un'uscita palla al piede di Scogni Emilio, che è il difensore centrale della San Giustese, sì, che ha dei piedi tra l'altro eccellenti, e poi arriva questa sorta di slalom speciale di Khedira. Se ricordo bene, comunque se ne eravamo scoperti a metà campo. Sì, perché sia De Feudis che è un traversone di Cioffi da destra, sì. Quindi già poi praticamente nel cono centrale praticamente siamo rimasti scoperti. Ecco, questo qua ha portato palla, poi ha aperto sulla destra e poi lui però ha fatto anche un gran gol, perché è rientrato, ha aspettato ancora, è rientrato e poi col sinistro l'ha messo sotto la traversa. Diamo anche i meriti, certo, che dire, no, per quello gol che ha fatto. È logico che c'è un errore sotto l'aspetto tattico, perché con un po' più di equilibrio secondo me si poteva evitare. Angelini ha detto, Daniele, a volte difendiamo a uno dietro, no? Rischiamo troppo. Non è la prima volta che il Cesena prende l'imbarcata su un calcio d'angolo, una punizione laterale. Qui cosa non ha funzionato secondo te soprattutto? Su questo sì, no, al di là della parte tattica, però proprio no, per quanto ho potuto capire, ci sono dei, comunque per come giochiamo noi ci sono dei compiti ben precisi quando tu batti un calcio d'angolo, e quindi ogni giocatore ha dei compiti ben precisi. È chiaro che in questo frangente i giocatori, non uno singolo, più di uno, non hanno rispettato quelle consegne che vengono, per cui si prepara la partita, perché è chiaro che quando tu rischi tanto per il modo di giocare, soprattutto quando nei corner, però ogni giocatore ha un compito. È chiaro che se si è svolta così l'azione,
si salta un passaggio qualcuno, giusto? È chiaro che ci sono stati una serie di errori, poi concordo con col mister, grande merito anche al... c'è anche il gesto tecnico. Che dire, perché ha fatto veramente un gran gol, ha messo a sedere due avevano recuperato quasi tutti ormai. Quindi, sì, sì. Erano già tutti sotto la palla, lui ha fatto questo doppio dribbling. Li ha mandati tutti al bar, è stato molto bravo. Certo. Dennis, pareggio agguantato all'ultimo secondo che, non so, lascia partita, meglio più che pareggio, che lascia un pochino di amaro in bocca vedendo la mole di tiri, la produzione offensiva, oppure comunque meglio esaltare quello che è stato al di là del risultato, insomma. No, sicuramente un po' la mare in bocca lo lascia, perché quando giochi al record avevi fatto la bocca, sì. Quando giochi al Manuzzi speri sempre di vincere, portare la partita a casa, perché è il nostro stadio, il nostro 12° uomo, lo senti, e ai ragazzi che sono praticamente sugli spalti li devi sempre cercare di dare il tutto, perché lo stadio si aspetta questo. Però col segno del poi, un punto, come si era messa la partita, va più che bene, uno anche per il morale dei ragazzi che non hanno mai mollato, hanno giocato fino al 97esimo, mi pare. Il 98 quasi. E hanno fatto, secondo me, qualcosa di straordinario, perché sembra un punto che dà più morale, questo punto qui, per la forza del gruppo, che magari 3 punti vinti facilmente in un'altra partita. Certo. Quindi per me alla fine è un punto che vale tanto. Siamo a fine gennaio di un percorso che tu e tutta la famiglia dei soci avete cominciato quest'estate, no? Sì. Ripartendo proprio da capo, dopo tutto quello che è successo appunto con la precedente gestione. Cosa significa dopo 5-6 mesi? Qual è lo stato d'animo? Sappiamo che c'è una chat, ormai l'abbiamo scoperta, con tanti tuoi omologhi, chiamiamoli così, una chat dove vi scrivete, vi mandate messaggi, eccetera. In questo momento immagino l'umore sia abbastanza alto, vero? Sì, sicuramente l'umore è alle stelle. Io parlo da tifoso, perché io in primis sono tifoso, quindi per me anche la scelta, dal mio visto personale, quando c'è stata fatta la proposta del nuovo Cesena, per me la risposta era facile. Più era per i miei soci, però anche per loro erano super entusiasti. Quando ci ha chiamato Padovani, il giorno dopo la risposta era già fatta. Quindi eravate già qua con la sciarpa attorno al collo. Sì, io ti dico, per me, io vado allo stadio una vita, per me è stato facilissimo a dire sì, ok, perché ci tenevo tanto, e quel poco che possiamo fare, che spero che in questi anni ci faccia fare quel gradino che serva per arrivare al calcio che conta. Certo. E poi dopo il tempo vedrà, certo, quello che succede. Bene, proviamo il primo giro, Andrea, no? Anche coinvolgendo Agatino avevo visto un paio di messaggi, come dire, romantici, nostalgici. Assolutamente, davvero una fiumana di messaggi. Intanto i complimenti al Cesena da parte di Patrick da Bagnara, una super partita, solo un grande Chiodini ci ha negato la vittoria. E poi, proprio come dicevi tu Luca, un messaggio che arriva da parte di Giampiero da Nova Feltrea per Agattino: se dico Cesena-Lecce a San Benedetto del Tronto, cosa viene in mente? Io c'ero, suggerisce Giampiero. Beh, ieri aveva la febbre, anzi lo ringraziamo che qua, però Cesena-Lecce fa parte della storia del Cesena, per cui è un ricordo sempre indelebile da parte mia sicuramente, poi anche da parte di tutti i tifosi e soprattutto quelli che erano presenti, certo, che hanno potuto vivere quella giornata in maniera straordinaria. È impensabile anche per quello che poteva essere la gara contro il Lecce, per cui rimane sempre un ricordo indelebile. E poi ci sono anche domande riferite al match di sabato. Una domanda proprio per Cuttone: quali possono essere i motivi che spingono un allenatore a far giocare due difensori centrali, Cioffi e Noci, schierati come terzini al posto di due naturali come Marfella e Mantovani? Questo lo saprà bene Angelini, però io quello che posso così percepire, avendo una squadra molto molto offensiva, con giocatori davanti praticamente che attaccano in maniera straordinaria, direi, anche perché Ivare Ricciardo e gli altri sono praticamente giocatori prettamente offensivi, per cui io penso che cerca di cautelarsi mettendo dei difensori
un po' più statici in modo da rischiare il meno possibile, però poi abbiamo visto che poi in un'azione, quella del gol di domenica, si è preso gol, però questo non vuol dire, evidentemente Angelini sa bene quali sono le caratteristiche dei suoi giocatori e ne sfrutta le caratteristiche. Poi nella seconda parte abbiamo anche una scheda proprio riguardante le operazioni di mercato, approfittando anche della presenza di Martini, proprio per capire anche il fattore, l'importanza di questi giocatori arrivati a dicembre, perché non più a gennaio, a dicembre, il mercato dei dilettanti. Qui si parlava di Marfella e Mantovani, sono diciamo gli unici due che ancora abbiamo visto pochissimo nel caso di Marfella e mai nel caso di Mantovani, un 99 e un 2000. Potremmo aspettarcelo Marfella, ad esempio, un po' di turnover, non so, mercoledì? Questo non lo so, perché non ero neanche al campo e comunque sono decisioni che aspettano il mister. E sicuramente sono due ragazzi che, Marfella l'abbiamo visto subito all'arrivo, e Mantovani ancora no, ma li vedremo sicuramente in campo. E quello che posso dire è che alcuni di questi giocatori, e arrivando a Cesena, si sono misurati con un tipo di allenamento che era completamente diverso per l'intensità da quello che, ne parlavo anche con Biondini oggi, da quello che erano abituati a fare, e quindi l'impatto è un attimino un po' difficile. Poi se abbiamo visto come hanno giocato i due terzini della San Giustese in un tipo di gioco dove non passano mai la metà campo, e quindi cioè, non è che da noi al difensore, per quanto si possa pensare che Noce ha caratteristiche più da centrale che da terzino, però se guardiamo quante volte fa la fascia durante la partita, per non parlare di Valeri, per cui hanno dei compiti per i quali richiede anche una preparazione atletica e un motore che magari al momento ancora non sono in grado di produrre, però sono ragazzi che sicuramente vedremo presto in campo. Certo. E allora direi, non so, ci sono considerazioni da casa ancora, qualche curiosità? Certo che ci sono, però se vuoi le facciamo dopo la pausa. Sì, perché anche dobbiamo far vedere il giallo che dira, no? Così l'abbiamo titolato proprio per il doppio gioco sulle ammonizioni, insomma, perché in tanti hanno notato che effettivamente, e ne parlavamo anche con Daniele ieri mattina, che dira è stato ammonito due volte ma non è stato espulso. Quindi metteremo un po' di carne al fuoco, tanto per darvi qualche spunto in più. Prima però andiamo da Enologica Sippi e MaxiCard. Enologica Sippi di Lugo di Romagna, da più di 50 anni al servizio di produttori vinicoli e alimentari, specialisti nella fornitura di prodotti enologici per la vinificazione, conservazione e imbottigliamento dei vini, conservanti per industria alimentare, detergenza industriale, reagenti e strumenti per laboratorio, raccorderia in acciaio inox, tubazioni per alimenti. Quando la vostra attività pretende il massimo dell'igiene, pretende MaxiCart, alberghi, centri estetici e palestre, industrie utilizzano quotidianamente i nostri prodotti per garantire il massimo della pulizia e dell'igiene. Se i vostri clienti si fidano di voi, voi fidatevi di MaxiCart. Eccoci qua, di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, vi abbiamo introdotto, diciamo così, l'argomento che dire, perché in tanti ci avete fatto notare che sulla nostra pagina Facebook, proprio negli highlights della partita, questo strano finale, peraltro anche un finale piuttosto caldo, se vogliamo entrare nell'argomento simulazione, proprio di Khedira. Andiamo a rivedere, perché abbiamo isolato quello che è successo in pieno recupero. San Giustese che si è lamentata tantissimo proprio del lunghissimo recupero assegnato dal direttore di gara, ovvero 7 minuti che sono diventati praticamente 8, perché è praticamente successo di tutto. Ecco, qui siamo a metà di fatto del recupero e c'è questa chiara ingenuità, direi, di Capellini che va a tamponare Tizzi, questo centrocampista appena entrato della San Giustese. San Giustese che ovviamente va a guadagnare parecchio tempo, va a giocare col cronometro in questo finale,
per come dire, provare a morire col pallone tra i piedi, no? Si dice lì dalle parti della bandierina. E qui comincia questo teatrino. Questo teatrino che viene condotto, direi, molto efficacemente da Cerone, che è il giocatore più esperto qui davanti della San Giustese, che allontana il compagno e chiama a sé Khedira. Qui il Cesena ovviamente ha fretta, vuole provare a riguadagnare il pallone il più in fretta possibile, e arrivano queste finte, questa serie di finte, 1, 2, quasi 3 praticamente. L'arbitro spazientito, qui ovviamente arriva il direttore di gara, vedete un po' una sceneggiata incredibile. Ecco, qui viene ammonito Khedira per perdita di tempo, evidente. Poi cosa succede? Che Alessandro lo sfiora e arriva questa incredibile sceneggiata che vi abbiamo più e più volte raccontato durante anche la partita. L'arbitro si isola, va a così prendere la targa di alcuni giocatori protagonisti col cartellino giallo ancora in mano, Daniele, no? Ecco, qui abbiamo isolato questa sceneggiata che è veramente imbarazzante, direi. Poi chiama a sé, e vedete, Scognamiglio, che è il numero 5 della San Giustese, e l'altro numero 5, Rutiens, si dirige plastico verso Khedira e lo va a ammonire per la seconda volta. Va a dire qualcosa al primo assistente e poi va a segnare il tutto. Daniele, qui, questa è la simulazione, e va bene, ma poco prima, vedete, col cartellino giallo in mano, evidentissimo che avesse ammonito Khedira una prima volta, no? Sì, no, lui l'ha ammonito due volte su questo, cioè le immagini... Perché non è stato espulso? Spiegacelo tu. Non è stato... Stando a quello che ha detto l'arbitro, ovviamente. Esatto. I giocatori hanno fatto rilevare all'arbitro che c'era stata questa doppia ammonizione, che dalle immagini si può interpretare la prima sicuramente per perdita di tempo e la seconda ci poteva stare per simulazione. E comunque nella stessa azione non è la prima volta che uno si becca il giallo, poi protesta e si becca il rosso. Quindi dalle immagini la puoi leggere così. Poi i giocatori nostri hanno chiesto spiegazione all'arbitro e lui ha detto che l'ammonizione era unica, quindi lui aveva cavato fuori il cartellino per ammonirlo, poi c'è stato il parapiglia, quindi gliel'ha riproposto, insomma, quasi voluto, un rafforzativo, l'ha voluto far rivedere, diciamo. L'ha voluto far rivedere, qui, insomma, lui comunque, per lui è l'ammonizione unica, e questa è la risposta che ha dato subito. Siccome in questi casi, anche volendo, diciamo così, a termine di regolamento, conta solo fare un ricorso, conta solo quello che dice l'arbitro, perché comunque l'arbitro in quel caso lì già in campo aveva dato una spiegazione. Eccolo, per cui questo è il primo giallo. Lui c'era, ed è quello, esatto, per cui viene ammonito Khedira, ovvero la perdita di tempo. Per lui l'ammonizione è unica. È poi glielo fa rivedere, ma è di fatto la conferma di questo. Quando glielo giallo fa rivedere sono già passati un paio, ecco, di minuti. Il problema quindi è quello. Sicuro che non è che non sia il 10 invece di no, Khedira? No, è evidente. Se torniamo indietro si vede proprio perfettamente che si gira proprio verso Khedira. Torniamo ancora un attimo indietro, si vede perfettamente che proprio va a favore di Khedira, mi viene da dire, e guarda un po', ecco qua, op, si gira, vedi, circumnaviga Khedira e glielo gli sbatte, ma anche in faccia, perché nel referto post gara il 10 non è ammonito, non è stato ammonito, c'è solo Khedira. Perfetto, ecco perché, questo perché ovviamente ci poteva essere la possibilità di chiedere, diciamo, far ricorso per un eventuale errore tecnico giusto dell'arbitro, che avrebbe poi presupposto, in caso di conferma da parte del direttore di gara, l'annullamento della partita e il fatto che sarebbe rigiocata, giusto Daniele? Cioè, termine di regolamento, sì, io penso che comunque il Cesena non avrebbe fatto, certo, anche eticamente credo ugualmente fosse reclamo, perché la partita era finita e quindi non... Anzi, probabilmente, non so se siete d'accordo, lo chiedo anche a chi ha giocato centinaia e centinaia di partite, però in quel momento credo, se Khedira non avesse fatto questa sceneggiata, probabilmente la partita sarebbe finita, e il Cesena avrebbe perso, sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, infatti io in tribuna l'ho detto, vamo, perdono solo del tempo e l'arbitro recupera tutto, poi alla fine ne ha recuperato, ha subito il gol. Esatto. Resta il grandissimo gol di Khedira, ma anche il gesto deprecabile che ha fatto arrabbiare tantissimi anche tifosi, ha surriscaldato l'ambiente, direi che non ce n'era assolutamente bisogno in quel momento. Abbiamo ricostruito dunque l'episodio, i due gialli che secondo l'arbitro erano comunque riferiti alla stessa azione, alla stessa irregolarità, appunto, di Khedira. Andiamo a sentire invece le parole di Beppe Angelini al termine della partita. Lo sapevo che era dura, poi è logico che non sai, la partita poteva essere più semplice se fai gol prima te, invece l'abbiamo preso, quindi è stata ancora più dura.
Sembrava un po' la partita col campo basso, nel senso che anche dentro l'area piccola non riuscivamo a far gol, sembrava forse una partita stregata, invece fortunatamente siamo riusciti a far gol. E sono cose che capitano nel calcio, specialmente dopo tante partite vinte, ci sta, siamo stati bravi a pareggiare la partita. E l'unica cosa che abbiamo sbagliato è che un po' ce l'abbiamo nel nostro modo di fare, nel nostro DNA. Non possiamo pensare che dopo 20 minuti di chiudere le partite, di vincere le partite, di far gol. Abbiamo rischiato troppo i primi 20 minuti. Le partite si vincono, si pareggiano e si vincono al 97esimo, 95esimo, si vince anche nel secondo tempo. Io capisco che siamo il Cesena, siamo primi, dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo ammazzare il campionato, tutto, ma ci vuole serenità, tranquillità, non è che possiamo vincere il campionato adesso. E questa è una partita che se nel primo tempo siamo un po' più lucidi, non ci scopriamo, stiamo lì, poi alla lunga era più facile vincerla che pareggiarla. Però non posso neanche dire ai ragazzi che hanno sbagliato, perché è apprezzabile il voler vincere per forza, il voler attaccare. Sono io il primo che glielo dico, però oggi abbiamo esagerato un po'. A volte difendevamo in uno dietro. Esatto, difesa a uno del Cesena, poi nel secondo tempo in pratica la San Giustese non ha superato la metà campo. Abbiamo visto anche la parata fantastica sul colpo di testa di Ricciardo, era circa il 20esimo, comunque il primo quarto di gara si stava concludendo. È chiaro che un vantaggio in quel momento della partita avrebbe cambiato tutto, direi, no Daniele? Assolutamente sì. Anche perché il Cesena stava martellando proprio. Noi se andiamo in quel tipo di partita lì, se andiamo in vantaggio, secondo me la chiudi bene, perché loro mica possono continuare a palleggiare nella loro metà campo dopo. Esatto. Bene, ci sono alcune domande, anzi più che altro osservazioni, visto che parlavamo di che dire, delle sceneggiate, le simulazioni e non solo. Esattamente, il concettato finale ha acceso proprio il dibattito, si domanda Massimo, mi sapreste quantificare alla fine quanti dei 7 minuti di recupero siano stati giocati? Effettivamente è vero, perché credo la metà probabilmente, non certo di più. E poi ancora, buonasera, sono un nonno tifoso del Cesena, porto mio nipote di 9 anni allo stadio e cerco di fargli capire in cosa consiste la sportività, ma quando assisto alle sceneggiate degli avversari, come quella di Chedira, è fatica dare spiegazioni e giustificazioni. Sarei grato a Martini, che conosco, se manifestasse la sua opinione e quella del Cesena a tal proposito. Non posso che concordare con quello che dice questo tifoso, cioè sono un po' in generale. Non è la prima volta che capita. Sì, non è la prima volta che capita. Io posso garantire che il nostro allenatore e comunque in generale stiamo lavorando molto anche su questo fattore qui, non è bello, non sono belli questi tipi di comportamenti, e credo che in generale come cultura che riguarda il calcio italiano, secondo me dobbiamo ancora fare dei passi avanti notevoli, perché l'abbiamo visto troppe volte quest'anno, però in realtà anche in serie superiori, dove purtroppo l'esempio non è sempre positivo. Certo, chiaro che come perdita di tempo, io ricordo anche la partita col Campobasso, ci fu anche una serie di commedie teatrali da parte del loro portiere, con i calzettoni tutte le volte quando doveva portare il pallone in gioco. Vabbè, Dennis, è stato però un finale che bello, vibrante, non so il tuo stato d'animo in quel momento quando hai visto Chedira svenire praticamente. È stato un finale a cardiopalma, e poi dal mio punto di vista loro si sono fatti autogol cercando di mettere la partita sul perdere di tempo, sul nervosire, perché dopo lì è scatenato, diciamo, il pubblico, lì il Manuzzi si è sentito tutto. Io penso che anche i ragazzi in campo lì abbiano dato quel qualcosa in più. Dal mio modesto parere si sono fatti un grandissimo autogol metterla su quel punto di vista lì la partita. Certo. L'ultima partita finita in bagarre con proprio davvero minuti finali ricchi di suspense, risale lo scorso campionato, probabilmente la ricorderete, quel finale molto simile anche se il contesto e anche il risultato fu diverso, Cesena-Parma 2-1, decisa
nel finale dalla doppietta di Gabriele Moncini. Allora, la nostra nostalgia canaglia di questa settimana è dedicata proprio all'attaccante toscano. La nostalgia canaglia di questa settimana è tutta per Gabriele Moncini, che sabato scorso ha segnato all'esordio con la maglia del Cittadella una rete contro il Carpi del suo maestro Castore. In estate era arrivato alla SPAL dopo la grande stagione in bianconero. In questo mercato di gennaio praticamente mezza Serie B ha fatto accoltellate per averlo in prestito. Era il 6 maggio 2018, qualche mese fa, Cesena-Parma. Mancano pochi minuti e i ducali sono in vantaggio grazie a una rete di Ceravolo. Poi due squarci nel tramonto della Romagna, 86esimo e 95esimo, doppietta da cineteca per Moncini, che ribalta la partita, ribalta la sua carriera e ribalta anche il campionato del Cesena, che con quella vittoria metterà la salvezza in ghiaccio. Il Parma rosica, il Dino Manuzzi diventa praticamente il sambodromo durante il Carnevale di Rio in Brasile e Moncini ci regala e si regala una partita di cui rivedere gli highlights su YouTube a ripetizione in tutti i pomeriggi della scorsa estate, quelli della depressione dopo il fallimento. Nella sua stagione in bianconera l'anno scorso, quella conclusa con 8 reti, anche un gol da cineteca contro il Pescara, semi rovesciata degna davvero dell'album Calciatori Panini. Un grande ricordo dunque di Gabriele Moncini, che curiosamente è tornato al gol in B alla prima partita proprio contro Castori. Ricorderai la partita dell'anno scorso, ricordi, eri lo stadio e hai sottoposto il mio telefono anticipato i gol, fu quella brava, volta. Poi non staremo a perdere tempo ricordando questa cosa, ma nel mio cuore insomma abbastanza scolpita. In una cosa invece importante che vi devo ricordare, legato a uno dei giochi per cui mettiamo in palio pizze e birre per due al ristorante Pizzeria Rugantino, come sempre vi chiediamo di postare sul vostro profilo Instagram foto che parlino della vostra passione per il Cesena, ricordando di aggiungere l'hashtag Pianeta Bianconero. Noi settimanalmente andiamo a scegliere quella più divertente, più carina, più fantasiosa, insomma quella che preferiamo, cercando di premiarvi più o meno tutti, questo lo ammettiamo, e le ripostiamo tutte quante. Come detto, la più simpatica si aggiudica il premio, che però sveleremo come sempre al termine della nostra trasmissione. Vogliamo tenervi lì sulle spine, è stato molto difficile anche questa settimana perché siete bravi, siete tanti e siete bravi. Uno lo conosco lì, che sta nella carrellata lì in basso a destra. Ti dice qualcosa, sì, sì, l'hai visto ultimamente, perfetto, beh, era giusto. Più leggermente. E beh, d'altronde. E meno candido anche in testa. Bene, ricordandovi questo, noi stiamo per andare a trovare gli amici del ristorante Pizzeria Rugantino. Da questo momento il concorso si riapre, quindi chiudiamo quello della settimana scorsa e apriamo quello nuovo, e andiamo a trovare insieme agli amici del Rugantino anche quelli di Sac Petroli. Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. La risposta alla tua esigenza di fornitura di GPL sfuso e imbottigliato è solo Sac Petroli di Cesena, la concessionaria più dinamica di Eni Gas GPL in Italia. Prova i prodotti e i servizi della Sac Petroli, ne rimarrai entusiasta. Ogni giorno io sono tante donne e accanto a me c'è sempre una pelliccia Magnani. Posso essere dinamica e sicura. Vivere casual, sportiva e libera. E al momento giusto sarò elegante, femminile e romantica. E in tutte queste emozioni saprò sempre cosa indossare. Una pelliccia Magnani. E in più, da Magnani a Forlì, puoi cambiare la tua vecchia pelliccia scontandola sull'acquisto di una nuova. A Forlì, pellicce Magnani. Per tutte le donne che ci sono in una donna.
Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Pacchetto nascita Luxury a soli 1.499 euro. Include System 4 Trilogy Inglesina, Welcome Pad, Stand Up, borsa dei bug in coordinato, lettino con materasso ortopedico e cuscino, piumone con paracolpi, cassettiera con bagnetto fasciatoio, poltrona auto 0,18 kg, seggiolone pappa regolabile in sdraietta e il primo peluche in omaggio. Tutto secondo disponibilità. A partire da 849 euro. Altre offerte nascita personalizzabili, anche per gemelli. Capriccio Baby, Sant'Arcangelo di Romagna. Info su capricciobaby.com. Saldi su abbigliamento chicco autunno-inverno, tutto meno 50%. Verdurie Orogel, i gran passati. Tutto il gusto e il benessere delle migliori verdure scelte. Verdurie Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. Il torneo Gatorade 5v5 arriva a Cesena. Un torneo di calcio a 5 nazionale per giocatori tra i 14 e i 16 anni. Iscrivi la tua squadra e rappresenta l'Italia ai mondiali Gatorade 5v5 a Madrid. Gioca in anticipo e inizia la tua Road to Madrid. Iscriviti su gatorade5v5.it. Sì, pronto, buongiorno. Ho un problema congestionale. Buongiorno, ho bisogno di assistenza per la stampante. Pronto, ho bisogno di assistenza per i PC. Eccomi, Tecnocopy, un unico interlocutore per tutte le sue richieste. Tecnocopy è il partner che da oltre 20 anni accompagna il tuo business fornendo consulenza, prodotti e servizi per la tua azienda. E da oggi con il progetto Altro Solution potrai scegliere il primo pacchetto in rate dinamiche che unisce servizi di vendita e assistenza per hardware, software, stampa, telefonia, reti e sicurezza perimetrali. Tecnocopy, un interlocutore per ogni situazione. Parte di nuovo insieme in diretta Pianeta Bianconero, Martini, Cuttone, Bolognesi, Padovani e Zanzi, perché settimana scorsa ti avevo saltato. No, li avevi detti tutti, esatto, così siamo esatto. Ancora qua, questo, quello, quell'altro e io. Così, vedi. Cioè, non conta mettersi dei vestiti, cioè, proprio mi non sono mi... riscattato, capisco visto che oggi onore al tuo abbigliamento, quella robina lì. Che non so cosa sia, vabbè, detto questo... Comunque la settimana prossima voglio vedere se ti sbagli nome, visto che ci sarà la mia... È vero, perché settimana prossima ti spediamo come di consueto a Sanremo e quindi saluti e baci. Andiamo a sentire il grande protagonista, uno dei protagonisti al primo gol con la maglia del Cesena, fresco fresco di 19esimo compleanno, Davide Munari, le sue parole al termine della partita. Si era messa male la partita, poi alla fine questo gol davvero all'ultimo respiro, una porta stregata per gran parte del match. Sì, abbiamo avuto molte opportunità e veramente la porta era stregata, stasera non entrava anche il mio gol, che sono molto felice, stavo prendendo la traversa, però credendoci e voler segnare a tutti i costi questo è il risultato, quindi sono felice per il gol. Ecco, la tua propensione offensiva l'abbiamo già notata, anche stasera hai avuto qualche occasione. Ecco, raccontaci un po' come è arrivato questo gol. Sì, questa sera sono entrato veramente con voglia di segnare. Domani è il mio compleanno, quindi volevo festeggiare al meglio. E sì, ho avuto molte occasioni, però di sinistro non ho potuto, cioè non è proprio il mio piede ideale. E ho avuto due occasioni di sinistro, una che ho sbagliato il pallone, l'altra che ho provato, però il portiere è stato bravo e poi all'ultimo respiro, visto che ci credevo molto, è arrivato il gol. Hai avuto ancora una volta un ottimo impatto sulla partita, un ottimo impatto anche su questo Cesena, come ti stai trovando? No, la squadra mi sta aiutando moltissimo, anche appena arrivato e sì, l'impatto è stato finora positivo, sto entrando bene in tutte le partite, credo, e poi è il mister che giudica queste cose. E sono felice finalmente di essere arrivato al gol e speriamo di avere più possibilità in futuro e a fare altri gol.
Ecco, questo Davide Munari, caro Daniele, un 2000 fondamentale, no? Per rimpolpare un pochino il settore, visto l'infortunio estivo di Zammarchi, visto chiaramente il minutaggio di Campagna, che ha dovuto giocare praticamente sempre, un giocatore che come caratteristiche è interessante perché ricopre praticamente tutti i ruoli. Sì, esatto. Noi, come avevamo detto fin dall'inizio, ci eravamo venuti a trovare sfortunatamente solamente con Campagna, che ha tirato la carretta ininterrottamente. Oggi abbiamo la possibilità sia con Munari, ma aggiungerei anche Zammarchi, che... Ecco, come sta? Bene. Adesso gli manca ovviamente, dopo 4 mesi di sosta, il ritmo della gara, però il ragazzo sta bene. Quindi sta facendo tutto al campo? Assolutamente, sta facendo tutto, e quindi siamo convinti che prima del termine del campionato lo rivedremo in campo. Quindi oggi possiamo sicuramente contare su questi 3 ragazzi più Mantovani, che abbiamo detto prima, e quindi abbiamo, il mister ha un arco di opzioni in più in ruoli diversi per poter giostrare la partita. Certo. Il gol, un altro, l'ennesimo direi ormai, gol di un giocatore arrivato a dicembre, di un nuovo acquisto. Ho preparato una grafica proprio da così analizzare, perché è curioso l'impatto proprio di questi giocatori arrivati a dicembre, evidentemente un mercato importante e azzeccato. Aspettando Marfella e Mantovani, di cui sopra, queste sono le cifre, no? Ve le sottopongo perché sono cifre molto interessanti. Fortunato, che le ha giocate praticamente tutte, impatto devastante, subito 2 gol nelle prime 2 partite, poi la rete di settimana scorsa contro la Sammarese bellissima che ha chiuso il derby, e poi ci sono queste 3 reti di 2 difensori, ovvero Viscomi e Rutiens, anche quelle molto importanti perché sono arrivate, soprattutto quella di Viscomi, in fase della partita difficili, quindi gol decisivi. Il gol di Munari contro la San Giustese, Tonelli che stranamente non ha ancora segnato, lui che il gol e la porta la vede, ne aveva fatti 8 lo scorso anno, però ha firmato 2 assist fondamentali perché hanno stati decisivi nelle 2 partite contro il Castelfidardo e la Sammarese. Agatino, manca Cappellini. Cappellini è uno che i gol li fa. Sì, esatto. Cappellini era comunque da inizio stagione, però è un altro giocatore che evidentemente può dare il suo contributo. Ecco, il mercato di dicembre, Agatino, ha rinforzato enormemente la squadra. Credo che su questo, perché ha dato la coperta era un po' corta. Sì, la coperta era un po' corta. Quello che era importante è trovare gli under che potessero avere un cambio, in modo da non far perdere identità sotto l'aspetto tattico alla squadra. Per cui credo che sono state fatte le scelte molto ponderate, molto giuste da parte di Pelliccioni. Certo, il mercato che ci voleva, Daniele, direi, quando eri venuto qui la volta precedente, parlavamo proprio di questa coperta corta, molto corta rispetto a oggi. Sì, sì, noi avevamo fin dall'inizio detto che a dicembre saremmo intervenuti per cercare di migliorare innanzitutto il numero degli under, perché veramente lì eravamo in difficoltà e numericamente, e poi in alcuni ruoli vedi la gravissima assenza di Ricciardo, e se ti capitano degli infortuni un po' pesanti come quelli non avevamo la sostituzione giusta per quel ruolo lì. Infatti adesso aspettiamo anche domenica esordito De Angelis, e quindi un altro elemento di questo mercato che sicuramente di qui alla fine potrà dare il suo contributo. 2 mesi fa, Dennis, com'era il clima quando si pensava proprio ai rinforzi, al mercato? Hai visto, l'impatto è stato devastante, se vogliamo, no? Alla fine sono i numeri che parlano e che danno ragione o meno alle scelte. Finora direi che sono state azzeccate. Il clima era sereno, tranquillo. Sereno o poco nuvoloso, diciamo così. C'era in piena fiducia in Pelliccioni, poi uno staff tecnico che comunque avevano già, diciamo, detto che ci sarebbero stati dei rinforzi importanti, e così è stato, perché ad oggi siamo, penso, la squadra meglio strutturata del campionato, tanto di cappello al lavoro che hanno fatto i ragazzi dello staff tecnico e Pelliccioni in primis. Certo, allora andiamo a casa, sentiamo un po' di
così umori, argomenti. Posso perché andare ce n'è un po' io? Per tutti i gusti. Perché sì, lo vai, so, vai con vai Facebook, sempre prima, grazie. Amici, ecco, perfetto. Anche perché poi dopo mi scrivono, non leggete le domande. Allora, cercherò di essere rapida. Intanto vi lascio anche il commento di Cristian Castorri, che abbiamo avuto ospite lunedì scorso, riguardo alla sceneggiata di Che Dire, di cui abbiamo parlato. Dice semplicemente: io dopo quella sceneggiata ho lasciato lo stadio, quindi evidentemente era concorde con quello che abbiamo detto in studio. Mauro chiede questo: cosa ne pensate di 30 minuti di tempo effettivo per evitare le sceneggiate come quella di ieri? Tempo effettivo come nel basket? Eh beh, è un discorso che è già stato fatto, di vecchia data. Spesso viene proposto, però adesso con poi soprattutto in Serie D che ci sono 5 cambi, il tempo diventa infinito, sì, poi sì, alla fine. Sì, le situazioni sono devastanti a volte. Per cui, secondo me bisognerebbe tenere più in considerazione quando ci sono i cambi a fine gara, con quello di tenere più. Tanti invece fanno sempre la vecchia maniera, danno i 3-4 minuti così e la chiudono lì. Invece lì bisogna dare il tempo effettivo, secondo me, perché si perde praticamente un'infinità di tempo. Arbitri a volte un po' troppo indulgenti, se vogliamo, a volte anche nel calcolo del recupero, effettivamente. Sì, anzi, no. Credo che l'arbitro di sabato, da questo punto di vista... Scusa, sì. C'è da dire che mandano sempre i migliori arbitri della categoria a Cesena, eh? Quindi di sabato era di Reggio Calabria, uno molto quotato. Sì, no, concordo con quello che ha detto il mister. Il recupero ci stava tutto anche perché c'è stato un infortunio anche all'arbitro che ci ha lasciato fermo qualche minuto. Quello che è venuto a mancare alla squadra è quello che il tempo che si è perso invece durante quella mini parapiglia, perché non è, lui ha aggiunto un minuto. Ma che in realtà non abbiamo fatto poi, perché una volta fatto il gol il suo portiere addirittura è venuto a centrocampo, non so a fare che cosa, mentre invece, se avete visto, i giocatori erano andati a togliergli il pallone perché volevano giocare anche quell'altro... Capellini, Munari... Quell'altro minuto, perché volevano provare, questo dice lunga sul fatto che la volevano provare a vincere. Per cui dei 7 minuti di recupero, concordo con quel spettatore che ha scritto, io penso che ne abbiamo giocati la metà. Vero. Andrea, aspetta, poi ci fermiamo. Ah, no, ti prego, che Andrea è lì, così prego. Poi ti ricordo anche che mi hai lanciato una domanda sui social. Sì, ti ricordo anche che abbiamo tra poco il nostro di tutto e di più, perché lo so, è uno dei miei momenti preferiti, ma siccome lo stanno scrivendo in tanti, visto che abbiamo Martini qua, gli pongo questa domanda, l'ha scritto Matteo, l'ha scritto Luca, l'hanno scritto tanti telespettatori nel corso dei vari lunedì: come mai il Cesena non gioca più con la storica divisa, maglia bianca e pantaloncini neri? Oh. Cioè, non ci stanno dentro i tifosi del Cesena. Ti aspettavano. No, guarda, purtroppo specialmente, allora in Serie D c'è questo regolamento che è la squadra di casa che deve cambiare le maglie. Detto questo, quando per dire trovi una squadra che è in rosso-blu come domenica scorsa ma con un blu scuro, l'arbitro non ti fa mettere i pantaloncini neri, ha una battaglia tutte le volte sotto questo aspetto qui. Devo dire che in Serie D ci sono degli arbitri molto giovani che sono quelli che iniziano un determinato percorso che li deve portare o fanno l'ultima parte di un percorso per andare nei professionisti, sono pignoli in maniera esagerata su questo tipo cercheremo di vestire bianca con la maglia bianca e i pantaloncini neri. Effettivamente manca appena. Da una vita, credo, una vita, l'abbinamento. Ma tutti i lunedì c'è qualcuno che ci pone questa domanda. Forse allora cercheremo di fare... una volta mi sembra che l'abbiamo fatta fuori casa. A Iesi è stata cercheremo di riproporla in casa appena sarà possibile. Ma perché non... No, la squadra di casa non gioca con la sua divisa e si adegua alla squadra... Perché in D è la rovescia. In D il regolamento è questo, noi delle volte lo chiediamo. Lo stesso discorso dell'arbitro, se si fosse infortunato e avesse sospeso, cioè avesse terminato la partita a 10 minuti dalla fine, deve riprenderla, si sarebbe dall'inizio da zero, quindi serie D dall'inizio. Infatti ho visto il massaggiatore e il dottore del Cesena che erano là che spingevano cercando di è un regolamento diverso tra la stessa federazione, è vero. Sono stati perfetti. Ok, puoi dare la palla ad Andrea per qualche secondo, perché poi dobbiamo andare in pausa. Sì.
Assolutamente, beh, segnalo intanto i saluti che arrivano anche da lontano, da Pistoia, chi ci sta seguendo in streaming, da un tifoso che ogni settimana si fa 300 km per vedere il Cesena all'Orogel Stadium di Dino Manuzzi, e poi ancora i tanti interventi dei tifosi che sostengono appunto che Khedira, che doveva essere un rinforzo del mercato, con la sceneggiata di sabato ha dimostrato di non meritare questa piazza. Tra i tanti segnalo l'intervento di Giulia, e poi ancora una domanda che ci arriva da parte di Matteo: secondo i presenti in studio, chi è la rivelazione e chi è la delusione invece della rosa del Cesena? Se Martini dice la delusione, io esco con i capelli biondi, però proviamo. No, delusione, noi siamo contenti di quello che stanno facendo tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, e soprattutto anche quelli che poi il mister può confermare, sono determinanti anche non giocando, per cui, cioè, veramente con tutti gli sforzi, non è che ti devi sforzare, io non riesco a trovare quest'anno fino a questo momento una delusione. Te la butto, 3 gol Tortori, te ne aspettavi qualcuno di più? No, perché comunque Tortori... Considerando il lavoro comunque di quantità... No, ma Tortori non è un goleador, se andiamo a vedere lo score nel suo... è più un uomo assist, non è che abbia fatto così tanto. Poi noi, vabbè, uno lo vede come attaccante, quindi dall'attaccante ti aspetti sempre i gol. Però se andiamo a vedere anche le sue annate precedenti, quasi tutti in Lega Pro, lui non ha mai fatto, credo che al massimo sia arrivato a 8-9 gol in una stagione, per cui è più un uomo assist. Bene, ci fermiamo perché siamo non in ritardo. Ce n'è ancora in fermento, però diamo lo spazio a Centrale del Latte e Sport Center. Centrale del Latte di Cesena, dal 1959. Il buono della tua terra. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. Se per te lo sport è tutto, corri dove trovi tutto per lo sport. Da Sport Center a Cesena, una vastissima scelta di scarpe, abbigliamento, attrezzature per lo sport e il tempo libero, con i marchi più amati e di qualità, come Mizuno e i suoi innovativi modelli di scarpe da corsa. Sport Center è anche Teamwear, fornitore unico delle divise ufficiali Mizuno del Cesena Calcio. A Pieve Sestina di Cesena, in via Ricassoli 43, o comodamente a casa tua sul sito e-commerce www.sportcentercesena.com. Eccoci di nuovo insieme, stavamo commentando anche l'extra campo perché siamo praticamente pronti per il nostro di tutto di più. Andiamo a vedere allora quello che è successo questa settimana sui vari campi della provincia, del girone F di Serie D. Partiamo, 5º posto. 5. Oh, caro Andrea, partiamo dal calcio Champagne allo stadio Aragona, nelle prime fasi di Vastese Sant'Arcangelo succede di questo. Portieri che vagano alla ricerca di se stessi in area di rigore, difensori che vengono saltati come birilli, ma alla fine non c'è la precisione di Khedira in quest'ultima battuta, e soprattutto c'è un finale di impatto. Direi straordinario il controllo del portiere Selva della Vastese, poi vedete questa sorta di flipper, pallone da una parte, pallone dall'altra, qui allontana la difesa, poi Moroni, credo, del Sant'Arcangelo, che a porta vuota praticamente spara in curva, schiantandosi poi contro il valoroso Mataloni, terzino della Vastese, che salutiamo. 4º posto. Qui invece vi segnaliamo 2 gol straordinari della squadra che Cesena andrà ad affrontare domenica prossima, ovvero il Francavilla. Questo è il primo, tac! Bomba male, di Gaetano Bellanca, giocatore 19enne che fa vedere di avere dei numeri non indifferenti. Francavilla, a cui mancava Banegas, e che ha comunque saputo sopperire alla sua assenza con questa grandissima gemma. Sì, controllo con la coscia sinistra e scaldabagno all'incrocio. Molto bello però qui l'esultanza di Bellanca. Anche l'altro gol, uno dei 4 gol del Francavilla. Qui è Luca Fabrizi che, guardate un po', disorienta il difensore del Real Giulianova, e poi spara anche qui questo missile, e poi dice fermi tutti, vedete, perché ho fatto veramente un gran gol. Certo, una marcatura, come dire, rivedibile e un portiere reattivo, il giusto, ecco, diciamo così. Però insomma restano i 2 bellissimi gol del Francavilla. Attenzione perché Real Giulianova Francavilla 1-4, insomma è una squadra, poi nella terza parte l'andremo ad analizzare, questo appunto il gol segnato da Fabrizi. 3º posto.
Castelfidardo Matelica, derby marchigiano, dopo 30 secondi, questo è il tiro di Dorato, questa è la parata di Barbato, portiere del Castelfidardo, parata per modo di dire, direi, oh, un bagher, calcio di rigore che sembra a tutti netto, no Andrea? In realtà, guardiamo un po' qui al replay quello che succede, vabbè, qui l'imbarazzante bagher del portiere sfortunato del Castelfidardo, che poi esce, si tuffa, ma di fatto non sfiora neppure Dorato, che cade a terra, vedete, in questo modo molto molto plateale. L'arbitro Madonia, che aveva arbitrato San Maurese e Cesena tra l'altro domenica scorsa, ammonisce il portiere. Sì, ammonisce il portiere. Se era al primo minuto di gioco, davvero il modo peggiore per iniziare, direi un po' per tutti, dal portiere all'arbitro che abbocca alla sceneggiata dell'attaccante, a sua volta protagonista di una brutta simulazione, la possiamo definire tale, perché il contatto sembra effettivamente non essere inesistente. Dall'alba al tramonto, il pomeriggio Castelfidardo, alla fine della partita il Matelica vince 2-0 e i tifosi, o meglio i giocatori del Castelfidardo, vengono catechizzati da questo caloroso, accaldato, direi, capo ultra bianco-verde, che vedete, arringa la folla. Ecco, sì, 30 gradi di Castelfidardo. Con, saperlo, esatto, ai, no, 25 gradi. E poi ecco qui, parte la standing ovation al, vedete, tutto l'applauso. Un motivatore, al motivatore, al mental coach del Castelfidardo. Ma andiamo al secondo posto, perché anche un pochino più giù, in Abruzzo, a Pineto, vediamo, secondo posto. Qui invece partiamo dalla fine, dal gol della Recanatese che vince 3-1 a Pineto. Questo è il gol di Manuel Pera, guardate l'esultanza, mani nei capelli e boom, botta a terra, sviene, non si sa per quale motivo. Perché tutto ciò? Ecco, non si è veramente capito, non risulta che sia neanche un ex della partita che magari sia dispiaciuto per aver fatto gol a una sua ex squadra, semplicemente. Che poi ho detto, ho detto anche mani nei capelli, scuso con il parrucchiere di Pera, perché credo che... Poi lui, questo era chiaramente arte, cioè è arte, lui si butta a terra per la gioia. Esattamente, ma insomma, a proposito di gioia e di capolavori, a Pineto ce n'è un altro, perché andiamo a vedere la seconda parte. Questo, il retropassaggio di Borrelli, centrocampista della Recanatese, guardate il portiere Sprecacè che non può prendere la palla con le mani e invece da grande signore sul 2-0 decide di prendere con le mani, di regalare questo calcio di punizione da due in area al Pineto. E Orlando, che è questo nerboruto difensore centrale del Pineto, vedete qui chiaro il passaggio all'indietro di Borrelli, il portiere fare quello, praticamente quello che voleva, perché non c'era neppure il pressing. L'avversario fa chiaramente un capolavoro qui, vedi qua, chiama il pressing e ovviamente l'attaccante del Pineto se n'era accorto e incredulo, chiama il fischio dell'arbitro. A proposito di arbitri, caro Andrea, primo posto. Io temo. Ci siamo. Primo posto dovrebbe arrivare, ce l'abbiamo, eccolo. Cesena-San Giustese 1-1, il plastico Luigi Catanoso di Reggio Calabria, che impiega circa un quarto d'ora per iniziare la partita con le squadre a centrocampo. Questo è il suo ballo, il suo, non so... Una danza propiziatoria, evidentemente. Lo abbiamo messo in avanti, indietro, di tutto, vedi, invita, guarda un po', la corsa è fantastica, poi anche qui pronto, collaboratori consultati 1, 2, 3, 4 volte ancora, tutto pronto, no, ancora uno indietro, poi in fondo uno avanti, guardate l'espressione di Giuseppe Angelini, è fantastico, di marmo l'allenatore del Cesena, incredulo, dopo un'estenuante trattativa per provare a cominciare la partita, un Luigi Catanoso che a me ha ricordato personalmente, forse i tifosi lo ricorderanno, quelli un pochino più indietro nel tempo, Branzoni di Pavia, il mitico arbitro di quel Cesena Ternana, finito, come ricorderete, no? Con i calci di rigore poi calciati, poi ripetuti, insomma, secondo me fisicamente ci assomigliava. Direi che è tutto. Benissimo. Siamo andati bene? Ma assolutamente sì, mi sono molto divertita, mi pare che anche Martina abbia apprezzato soprattutto la nostra posizione numero uno. Possiamo perciò andare a trovare altri due amici? E poi andremo a leggere quello che pensate essere la prestazione migliore del Cesena nelle ultime 9 partite. Andiamo con Alpe Cimbra e Piazza Impresa.
Piazza Impresa. Compri e vendi la tua azienda senza intermediari. Scegli l'attività che fa per te, concordando redditività, fatturato e altri dati specifici. Apri la tua attività in franchising, avviando un contatto in privato con le aziende. Visita il sito e scarica l'app. Piazza Impresa. Lo spazio aperto alle tue opportunità di business. Dal 17 al 30 gennaio in tutti i supermercati Famila trovi l'acqua naturale Sant'Anna da 1,5 litri a 25 centesimi per bottiglia e l'olio extravergine di oliva Coricelli da 1 litro a 3,49 euro. Famila, con noi sei in famiglia. Ogni giorno io sono tante donne e accanto a me c'è sempre una pelliccia Magnani. Posso essere dinamica e sicura. Vivere casual, sportiva e libera. E al momento giusto sarò elegante, femminile e romantica. E in tutte queste emozioni saprò sempre cosa indossare. Una pelliccia Magnani. E in più, da Magnani a Forlì, puoi cambiare la tua vecchia pelliccia scontandola sull'acquisto di una nuova. A Forlì, pellicce Magnani, per tutte le donne che ci sono in una donna. Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Pacchetto nascita Luxury a soli 1.499 euro. Include System 4 Trilogy in Glesina, Welcome Pad, Stand Up, borsa Day Bag in coordinato, lettino con materasso ortopedico e cuscino, piumone con paracolpi, cassettiera con bagnetto fasciatoio, poltrona auto 0,18 kg, seggiolone pappa regolabile in sdraietta e il primo peluche in omaggio. Tutto secondo disponibilità, a partire da 849 euro. Altre offerte nascita personalizzabili, anche per gemelli. Capriccio Baby, Sant'Arcangelo di Romagna. Info su capricciobaby.com. Saldi su abbigliamento chicco autunno-inverno, tutto meno 50%. 76esimo convegno filatelico numismatico Città di Forlì, sabato 2 e domenica 3 febbraio presso il Palazzo di Vetro della Fiera di Forlì, grande fiera del collezionismo, monete antiche e moderne, medaglie, francobolli e cartoline e le ultime novità numismatiche 2019. Per l'occasione saranno presenti gli stand delle Poste Italiane e della Repubblica di San Marino. Fiera del collezionismo Città di Forlì, sabato 2 e domenica 3 febbraio presso il Palazzo di Vetro della Fiera di Forlì, ingresso gratuito. Il torneo Gatorade 5v5 arriva a Cesena. Un torneo di calcio a 5 nazionale per giocatori tra i 14 e i 16 anni. Iscrivi la tua squadra e rappresenta l'Italia ai mondiali Gatorade 5v5 a Madrid. Gioca in anticipo e inizia la tua Road to Madrid. Iscriviti su gatorade5v5.it. È leader nella ristorazione automatica, con oltre 140.000 distributori gestiti e più di 2.000 collaboratori che ogni giorno ti offrono la pausa migliore. Distributori all'avanguardia e alimenti di alta qualità, interventi tempestivi ed efficaci. Tutela della salute alimentare e dell'ambiente. Il successo di IWS Italia nasce dall'eccellenza di un servizio a misura del tuo business. Scegli IWS Italia. Chiama il numero verde 880 12 13. IWS Italia, your best break.
Di nuovo insieme in diretta, terza ed ultima parte di Pianeta Bianconero. E allora tra poco andiamo a sentire anche le parole di Beppe De Feudis, il capitano, proprio sulla partita di sabato. Avevamo chiesto a casa, a proposito delle ultime 9 partite, abbiamo inserito anche quella contro la San Giustese, perché al di là del risultato il Cesena si è veramente comportato molto bene, quale fosse la migliore, giusto? Certamente, e io chiaramente ho appena fatto aggiorna e quindi adesso... Perfetto. No, dammi un secondo, guarda, siamo già qua anche perché traditi dal wifi. Traditi dall'internet, ma noi andiamo, speriamo, con... Andrea, c'era una domanda, intanto la recuperiamo, no? Certamente. Quindi mi hai già bypassato, sì, guarda, sì, che io tanto... c'ero, eh? Va bene, va bene. Una domanda che riguarda Martini per quanto concerne Zamagni, se potrà giocare qualche partita con il Cesena dopo l'infortunio che ha avuto nel corso del suo campionato. Sì, penso assolutamente di sì. Zamagni ha avuto un lungo infortunio e poi ha avuto anche una ricaduta al momento in cui aveva ripreso ad allenarsi. Chiaramente c'è da dire che è penalizzato anche nel suo ruolo dalla scelta dell'under, perché in questo momento la squadra è strutturata per far giocare un under nel ruolo di terzino destro. Detto questo, immagino che prima della fine del campionato possa avere anche lui di nuovo le sue chance. È comunque a disposizione, ecco, questo. È a disposizione. Come Zamarchi, visto che e ciò non toglie che fino al momento in cui si è fatto male si era anche comportato in maniera egregia. Infatti. E allora? Vado, vai, ce l'ho. Allora, cercherò di essere molto rapida. Manuel, col Matelli che ero assente, quindi sabato con la San Giustese. Gianluca, più o meno tutte, ma il 3-2 contro il Notaresco, veramente una grandissima emozione. Mauro, con il Matellica perché era la partita. Mora Bellaria, l'ultima sicuramente la più emozionante, pareggiare al 97esimo e vedere la carica di questi ragazzi, recuperare di fretta il pallone in rete a dimostrazione della voglia di vincere. Chiudo con il commento di Raul che dice: Cesena San Giustese, per la prima volta quest'anno negli ultimi 10 minuti tutto lo stadio, non solo la curva, ha spinto la squadra ad ogni ripartenza fino al pareggio. Vero, quindi vero. Pare che l'ultima, paradossalmente, comunque, l'unica non vinta, esatto, è stata anche... esatto. La più emozionante. Dicevamo, poi 23 tiri, un sacco di calci d'angolo. E non solo il riassunto, la chiosa finale direi che spetta doverosamente al capitano Beppe De Feudis. È più grande il rammarico per aver buttato via 2 punti con tante occasioni avute oppure la gioia per aver agguantato comunque un punto alla fine? No, la gioia per aver riacciuffato una partita difficilissima, perché sapevamo che era una squadra che palleggiava bene e faceva di sé un buon possesso palla, quindi era difficile andargliela a recuperare, quindi siamo stati bravi a rimanere in partita, abbiamo creato un sacco di occasioni, 16 calcio d'angoli, 2 traverse, salvataggi del portiere, quindi credo che abbiamo creato molto, purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo e questo ha fatto sì che loro con una ripartenza hanno trovato il gol del vantaggio. È mancata un po' la calma e la pazienza secondo Angelini, sei d'accordo? Ma sì, in alcuni frangenti sì, perché ripeto, con un possesso stremato come fanno loro ti può innervosire e quindi quando non la recuperi e stai senza la palla tanto tempo può subentrare nervosismo e questo a tratti può essere stato qualcosa che ci ha permesso di lasciare, di concedergli qualcosa loro sotto l'aspetto del palleggio, ma sapevamo che erano bravi a farlo. Però devo dire, fare i complimenti a tutti per quello che abbiamo fatto, perché alla fine è un punto che ci sta largo, ecco. Queste le parole del capitano Beppe De Feudis, che chiude di fatto il capitolo Cesena-San Giustese. Andiamo invece ad aprire un altro, perché questo era il presente, se vogliamo anche il passato. Adesso diamo un'occhiata ovviamente al futuro, perché è una settimana importante, con 2 trasferte in pratica nel giro di 4 giorni. Ma se andiamo a come dire, zoomare fino alla fine del mese... Questa è la grafica sull'Agnonese, allora partiamo da qui, ma poi andiamo a vedere anche il cammino, perché il Cesena parte da Agnone, o meglio da Termoli, ma poi arriverà fino alla fine di febbraio con altre trasferte veramente molto impegnative, perché sono 4 nelle ultime 6. Eccole qua, così ne approfittiamo e diamo anche una notizia, perché Daniele poi ce lo potrai confermare.
ci si chiedeva quale fosse la prossima, quando o meglio, la prossima partita in casa. Noi abbiamo messo in grafica sabato 9 febbraio Cesena-Sant'Arcangelo. Dovrebbe essere questo, giusto, l'anticipo, visto che poi si gioca l'infrasettimanale col Forlì, oppure... Sì, non è ancora ufficiale, però mi sembra che ci sia già un accordo di massima con Sant'Arcangelo, visto che c'è poi il turno infrasettimanale. Perfetto, ecco, questo è il cammino del Cesena fino al 17 febbraio. Si comincia mercoledì, quindi dopodomani, a Termoli contro l'Agnonese. C'è questa trasferta molto impegnativa a Francavilla domenica alle 14.30 questa. Poi si torna appunto in casa contro il Sant'Arcangelo, avete visto, c'è il doppio derby ravvicinato contro il Forlì, la quarta partita, e poi Jesina e Recanatese. Queste sono 6 partite in 26 giorni, quindi in meno di un mese si scoprirà parecchio, credo, no Daniele? Sei d'accordo? Perché il coefficiente di difficoltà è abbastanza alto. È un mese importantissimo dove affrontiamo anche logisticamente delle trasferte importanti. Poi penso che abbiamo sicuramente la rosa all'altezza per giocarci le nostre carte in tutte le partite. Bene, poi ne andiamo a vedere, ne andiamo a parlare sia dell'Agnonese che del Francavilla. Avete visto per un secondo anche alcuni numeri molto interessanti. Prima però, Opel Magnani e Tenuta Malia. Concessionaria Opel Fratelli Magnani ti aspetta a Cesena con un'ampia gamma di vetture nuove e con le migliori offerte a chilometro zero e usate. Vi accoglierà uno staff di professionisti che vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra auto, coniugando al meglio le vostre esigenze di sicurezza, comfort e risparmio. L'esperienza trentennale con Opel si arricchisce del servizio di manutenzione, garanzia e rivendita Hyundai. Affidati a noi anche per il noleggio della tua auto. Vieni a provare la tua nuova Opel in via Ravennate 943, Opel Fratelli Magnani. Tenuta Amalia, dal 1925, il vino è la nostra storia. I vini della Tenuta Amalia sono alla Corte del Vino, l'enoteca della Cantina di Cesena, in via Emilia Ponente 2619, aperta dal lunedì al sabato. Eccoci qua, allora, battute conclusive di trasmissione dopo di noi. Vi ricordo ovviamente in diretta anche Riccardo Girardi con cartellino... cartellino giallo. Allora, pronti a dare un'occhiata ai prossimi avversari del Cesena, questa doppia trasferta. Vi ricordo ovviamente il doppio appuntamento, anche televisivo, in esclusiva mercoledì ore 14.50, prepartita in collegamento dallo stadio Cannarsa di Termoli per Olimpia Agnonese Cesena. Poi domenica invece si giocherà mezz'ora prima, quindi alle 14.30, di fatto da Francavilla. Partiamo dall'Agnonese, Daniele, una squadra vista la prima in pratica nel girone d'andata, poi al ritorno la partita è saltata due settimane fa per il discorso neve, meteo, eccetera. Squadra penultima in classifica che però ha qualche curiosità. La prima che perde poche partite in casa, ha giocato un po' dappertutto nel Molise tra Agnone, Trivento e non solo. La seconda che invece vedete segna pochissimi gol in casa complessivamente, però ecco, sono più i pareggi delle sconfitte. Questa tra l'altro è anche la classifica che ci fa capire insomma quale sia la posizione dell'Agnonese, considerando la trasferta, il turno infrasettimanale spesso difficile da digerire per tutti e appunto il rendimento casalingo dell'Agnonese, insomma non è da sottovalutare, direi, no? No, assolutamente, comunque non c'è questo rischio, la nostra squadra non sottovaluta assolutamente nessuno, tantomeno squadre come l'Agnonese, che posso garantire che quando vai a giocare in Molise sicuramente gli ostacoli in tutti i campi, ma in queste trasferte così lunghe vengono... Tra l'altro loro hanno anche cambiato tantissimo nel mercato autunnale. Cambiato anche allenatore rispetto all'andata, tra l'altro. Cambiato allenatore, hanno cambiato diversi giocatori. È una squadra che milita ininterrottamente nel campionato interregionale da oltre 10 anni. E quindi
un ambientino mica da ridere. Poi c'è la novità che non possono giocare in casa loro e quindi andiamo a Termoli. E il campo non è in sintetico, è in erba naturale, questo sicuramente i giocatori lo gradiscono di più. Era in erba naturale anche Castelfidardo, tanto per dire, uno dei campacci. Sì, è vero. Trovati. È vero, adesso noi non sappiamo in che condizioni ci gioca una squadra di eccellenza che comunque ha già fatto anche l'interregionale. Io adesso lo stadio è uno stadio. È uno stadio. È uno stadio. Poi dopo non so il terreno di gioco in che condizioni sia, però ripeto, noi abbiamo in questo momento una rosa importante in grado di affrontare tutte le partite. Come sempre, noi andremo ad Agnone per portare a casa la posta intera. Certo, certo. Ricordiamo che mercoledì recupera il Cesena, il Matelica scende in campo sempre mercoledì ma in Coppa Italia, mentre se non sbaglio il recupero contro il Pineto ce l'avrà la settimana successiva, quindi l'opportunità chiaramente per il Cesena è abbastanza ghiotta, anche perché poi domenica invece alle 14.30 si va un'ora e meno di macchina, se vogliamo, ci si ferma un po' prima sulla 14 dalle parti di Pescara, anche se Francavilla è in provincia di Chieti, e si va appunto sul campo, direi uno dei più difficili. Noi in grafica abbiamo messo 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. In realtà una sconfitta rimediata sul campo ci sarebbe, che è appunto Francavilla Campobasso, col Campobasso che ha vinto 2-1 qualche settimana fa, ma quella partita è stata di fatto annullata per, probabilmente lo ricorderete, ve l'abbiamo fatto vedere anche noi nel nostro Di Tutto Di Più, per quel famoso scambio di persona al momento dell'espulsione di un difensore del Francavilla, quando l'arbitro confuse un giocatore di fatto cacciandone un altro. Ecco, l'arbitro ha con grandissima umiltà, tra l'altro, cosa che di solito non accade, riconosciuto l'errore, e per questo motivo la vittoria del Campobasso è stata cancellata, invalidata, e quindi verrà rigiocata dall'inizio, da 0-0 la partita tra Francavilla e Campobasso. Dici Francavilla e pensi, Daniele, al debutto, al Manuzzi dell'andata, ma anche a una squadra veramente molto tosta. Assolutamente sì, è chiaro che ci ricorda forse il momento più bello di questa stagione, che è stato il ritorno al Manuzzi con quella coreografia emozionantissima preparata dalla Curva Mare. E comunque Francavilla è uno dei campi più difficili che ci aspettano in questo girone di ritorno, perché avremo delle trasferte, questo per dire che insomma il campionato è tutt'altro che finito, trasferte insidiosissime da Francavilla a Notaresco a Recanati, quindi insomma chi più ne ha più ne metta. E detto questo, Francavilla, oltre ad essere un campo difficile perché in casa non perdono, è sicuramente anche una delle squadre più attrezzate che inizio di campionato era accreditata, esatto, fra quelle che si dovevano giocare i primi posti. Poi ha avuto delle traversie, hanno cambiato diversi giocatori anche loro nel mercato di dicembre, quindi forse non si sono amalgamati ancora perfettamente, però è un campo difficilissimo. Certo. Dici Cesena Francavilla, Dennis, e tornano in mente i ricordi della partita d'andata. È stata, credo, anche per voi, i soci, la vostra grande famiglia, l'emozione più bella, come diceva il direttore. Sicuramente è stata un'emozione fantastica a vedere la Curva Mare così ben allestita, con la coreografia veramente stupenda, i ragazzi con questo libro che si apre, la penna che scende per scrivere la prima pagina di un nuovo capitolo, è veramente un'emozione indescrivibile. Ecco qua, tra l'altro, proprio questa la partita dell'andata, Agatino, ecco, tu che il Manuzzi lo frequenti e c'eri, io ricordo proprio, ti ho incrociato proprio prima, eravamo un po' tutti con gli occhi lucidi, sì, no? Sì. Tutti ad aspettare questo capolavoro sempre, e la partita. È sempre un'emozione comunque. 11.000 quasi spettatori. Vabbè, non c'entra niente con la categoria, diciamolo certo, chiaramente. Tra l'altro una partita, Daniele, è diventata subito difficile per l'espulsione di Biondini, ma poi lì arrivò questa grande reazione, no? A proposito, parlavamo della partita con la San Giustese, ma anche questa fu una partita con una reazione straordinaria del Cesena. Insomma. Sì, assolutamente sì, e siamo rimasti in 10 a mezz'ora del primo tempo. Poi c'è stato questo primi 20 minuti della ripresa dove si sentiva il pubblico veramente che spingeva, e lì c'è stata
questa reazione incredibile in 10 contro 11 contro una squadra importante. Eh sì, forte, vedete la curva praticamente basta piena. Bene, sì, no, devo dirvi 100 cose. Vai che sono rapidissima. Primo, a parte che c'è Stefano che è termolese di nascita e molto emozionato perché è tifoso del Cesena, perché si giocherà nello stadio di casa sua, che ci dice, quindi si dice condizioni termolese. Sì. Ecco, condizioni discrete, spalti accoglienti, quindi questo sta per dare un dato. Dobbiamo fare un saluto a un tifosissimo Igor del Cesena che ha subito un'importante operazione, noi gli auguriamo di rimettersi, è Lorenzo che ce lo segnala, figurati, siamo qua anche per questo. Vi segnalo anche che venerdì 8 febbraio ci sarà un'iniziativa del club Kickoff a Spiaggia 23, si rivivranno le emozioni di Cesena-Milan 1-0 con la partita, con molti, 30 anni sono passati. Molti ospiti di quell'annata, quindi se non ho capito male quasi 15 ex che saranno presenti e quindi noi ve lo segnaliamo se volete andare a fare festa. Agatino diceva sì. Insomma, una partita che ha fatto la storia del giustamente, del Cesena, ma tra le altre cose, prima di andare ai saluti, vi facciamo conoscere il vincitore del concorso di Instagram, anzi la vincitrice dovrebbe essere Simona se non ricordo male. Simo Cesi. Andrea, ecco, molto artistica questa foto, ce n'erano tante. Abbiamo premiato il bianco e nero puro e semplice e comunque un bellissimo scatto, quindi complimenti Simona, pizza e birre per te. Invece per quello che riguarda il pronostico, poi respiro, vince Matteo Ravaioli e stiamo per dare il via con il post su Facebook come sempre al prossimo gara per vincere i biglietti per andare ad assistere al Cesena per una partita in casa del Cesena e avete tempo fino a sabato alle 14:30 perché l'hai ricordato, preparatissimo, esatto, quindi la partita ovviamente Francavilla Cesena, esatto, ecco, perché però, con la partita quella contro l'Agnonese abbiamo il pronostico già pronto precedente, e bravissimo, compilato, diciamo. Anche tu sei preparato. Sì, hai voglia. Alla grande. Ci siamo, direi. Sì. Bella serata, grazie Daniele Martini. Grazie a voi. In bocca al lupo, ovviamente, a risentirci da qui verso il 5 maggio, quando terminerà il campionato. Ovviamente lo stesso vale per Agatino Cuttone. Grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo, sperando poi magari di rivederti seduto anche da altre parti, non solo sul nostro, speriamo, sul nostro ottimo Trespolo. Denis Bolognesi, ci vediamo allo stadio. Oh, sicuramente sì. In bocca al lupo. Grazie. E grazie. Noi, Andrea, ovviamente con te, sottolineo. L'appuntamento è per lunedì prossimo, mentre la Padovani la spediamo con un pacco. Se ne facciamo una telefonica da Sanremo, ma non so se vi può interessare. È già incartata, la spediamo. Esatto. Volo verso Sanremo, ci vediamo fra due settimane. Vi lascio in ottime mani con Federica Mosconi, che verrà al mio posto. Non vi abituate troppo bene, perché poi torno io. Salutiamo gli amici di Fanbatterie e Combitras. Ciao. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Conserviamo la vostra merce? Come lo fareste voi? Prepariamo le spedizioni della vostra merce? Come lo fareste voi? Consegniamo la vostra merce al cliente con la cura e la professionalità che ci mettereste voi. Perché Combitras lo fa meglio. Un buon pomeriggio da Cesena, Orgel Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. Tutto pronto, è cominciata Cesena San Giustese. Cross passo, poi Fortunato, poi Tortori. I'm strong enough for both of us, both of us. Alessandro al limite, apre per De Feudis dentro l'area, rimontato ancora De Feudis, il destro, poi Tortori. Stand up on my shoulders, tell me what you see. Lato corto dell'area di rigore, insiste il Cesena, il cross passo, Sciva di testa per Cerone, poi Benassi con il destro. Punta Benassi, Argento, dentro l'area Argento.
Intanto Cirone va con il sinistro, è un assist fortunatissimo che tira! Poi Agliardi, fantastica parata di Agliardi. Il libero che tira, posizione regolare, non scatta il fuorigioco. Che tira, che tira, che tira, la finta, che tira, che tira, porta vuota, che tira! E buono il suggerimento per Alessandro, posizione regolare. Alessandro, Alessandro! Pezzotti servito, buono il controllo, buono il sinistro! Ancora dentro l'area, male qui, allora Valeri, dentro l'area Valeri! Il cross, Ricciardo, poi traversa, incredibile! Corner già battuto, Alessandro, dentro l'area per Fortunato! E poi Ricciardo di testa! Alessandro, il cross, Munari la cicca completamente, poi Noce! Lo Capellini di testa, il ponte, Munari! Incredibile, Chiodini! Di Munari cerca il cross, il colpo di testa! Giallo perché tira, guardate un po' quello che sta succedendo. Vabbè, no, 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 queste cose no, signori, queste cose no. Ci saranno almeno 60 secondi supplementari. Qui il pallone, attenzione, liscio, pallone sulla linea, Scogliaviglio! Tonelli, punta perfetti, Tonelli cerca il cross, secondo palo, poi il tocco, poi Rutiez, poi Ricciardo, Gioffi, Gioffi Munari! Il pareggio! Munari, 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 al 97esimo!